chiaro riferimento alla distanza che intercorre dal pianeta Terra alla Luna e che potrebbe essere percorsa allineando uno dopo l'altro i 16 milioni di alberi abbattuti dal tifone tropicale che è stato chiamato Vaia. La struttura è molto semplice, c'è un narratore e tre personaggi che vivono in tre punti diversi delle Dolomiti. E dai loro occhi noi vediamo arrivare prima l'incendio, perché si dimentica che Vaia è stato preceduto da un incendio terrificante senza precedenti, a cui sempre per effetto dei cambiamenti climatici ha fatto seguito poi la tempesta, il tifone. E questi tre personaggi vedono, ognuno con una prospettiva diversa, l'arrivare della tempesta e quello che succede dopo quando la tempesta va via. Quindi è un'occasione per far parlare, appunto, come un po' nella tragedia greca, più voci che testimoniano quello che è successo. E Vaia è un disastro che ci colpisce tutti. E in questo senso dobbiamo davvero rifletterci, non ha a che fare con le comunità montane o con la montagna, spesso abbandonata a se stessa, ma ha a che fare con tutti noi. Ho anche scritto che la montagna è la madre di tutte le pianure, ma al di là di questo, in una visione sistemica del mondo, della nostra realtà, quello che accade lassù poi accadrà anche un po' giù. È un po' come dice il titolo, da qui alla Luna e ritorno. Sì, è così. Sono tragedie immani che si stanno susseguendo in tutto il pianeta e se non ci accorgiamo che probabilmente dobbiamo rivedere il nostro modo di vivere, allora probabilmente non abbiamo vita lunga e i prossimi a cadere saremo noi e non gli alberi. C'è bisogno di dare voce alla montagna. Ma c'è bisogno di dare voce alla terra, alla montagna senz'altro, ma in realtà alla terra, all'ambiente. E bisogna riscoprire un nuovo modo di stare insieme alla natura e quindi ristabilire un equilibrio che abbiamo mandato a ramengo. Sono rimasto ovviamente molto impressionato, addolorato di fronte a quello che stava accadendo in quei giorni lassù. Mi sono recato subito sul posto, ho raccolto informazioni, ho visto con i miei occhi quella che per molti giorni non si era ancora compresa nei termini proprio della dimensione della tragedia. E per moltissimi giorni diverse comunità sono rimaste isolate e qua giù non si sapeva quasi nulla di molti paesi. Significa non soltanto l'alluvione, ma il vento nelle altitudini superiori, nelle quote superiori, tetti scoperchiati, mancanza di elettricità, di acqua. Questo è un fatto che mi ha profondamente colpito e ho sentito da subito l'urgenza civile e culturale di raccontarla a tutte le persone possibili.